conferenza stampa di presentazione della nuova giunta comunale a circa un mese dall'esito elettorale che, lo ricordiamo, ha premiato il sindaco Damiano Coletta ma anche una maggioranza in consiglio della coalizione opposta. 7 gli assessori scelti e presentati durante la conferenza stampa, 4 donne e 3 uomini, 2 quelli riconfermati dalla precedente consigliatura, Dario Bellini e Simona Lepori. Un anno e mezzo di pandemia, quindi un anno e mezzo veramente complicato, spero di proseguire respirando un'aria diversa. E abbiamo lasciato tanto da compiere, quindi sicuramente la priorità sarà quello di portare a compimento quello che è rimasto sospeso. Francesca Pierleone, oltre alla nomina di vice sindaco, sarà anche assessore ai servizi sociali. I servizi sociali sono i servizi più complessi all'interno di un sistema comunale, quindi cercherò ovviamente di proseguire il lavoro svolto da chi mi ha preceduto e cercheremo in qualche modo, insomma, di rispondere a tutti i bisogni dei cittadini. Laura Pazienti per scuola e cultura, Adriana Celli alla transizione energetica, ambiente e marina e Pietro Caschera ai lavori pubblici e alla manutenzione. Chiude la squadra Massimo Mellacina, a cui sono state affidate le deleghe bilancio e tributi. Ho operato prevalentemente assistendo imprese piccole e medie della provincia e non solo, ho lavorato molto per il tribunale, amministrazioni giudiziarie, procedure concorsuali, sicuramente è la prima esperienza che faccio dentro un ente pubblico. Che cosa voglio fare? Vorrei portare all'interno dell'ente le mie competenze. Come detto, il sindaco Coletta terrà per sé urbanistica, sport, sanità, università e società partecipate, un probabile segnale questo di apertura al centrodestra perché vada ad occupare alcuni di questi assessorati, dando così inizio ad un governo di larghe intese. Ho lasciato due assessorati in questo momento, le cui deleghe le ho avocate a me, proprio perché ritengo necessario che possa esserci anche un altro tempo, diciamo, di valutazione. La porta è aperta a chi in questo momento vuol dare il suo contributo nel far parte dell'esecutivo in un momento come questo in cui la città ha bisogno di operatività, ha bisogno di competenza, ha bisogno di equilibrio, ha bisogno di senso di responsabilità.